In questa prima domenica dopo il giorno del Natale noi ci troviamo a celebrare la festa della Santa Famiglia, che effettivamente ha una dimensione di tipo educativo, perché la famiglia è il luogo dell'educazione per eccellenza e quindi in un qualche modo è una festività che potremmo considerare anche una sorta di festa nazionale per tutti coloro che svolgono un ruolo di tipo educativo. Però la suggestione pedagogica che vorrei cogliere dal Vangelo di oggi riguarda gli spostamenti di cui il Vangelo narra della Santa Famiglia, avvertita prima in sogno di fuggire in Egitto per sfuggire alla persecuzione di Erode e poi di ritornare in Israele dopo la morte di Erode. Ecco quindi l'idea della famiglia che si mette in cammino, che si mette in cammino verso il luogo in cui ciascuno potrà esercitare meglio la propria funzione e vivere meglio la propria vita. Ecco, il ruolo dell'educatore, anche se difficilmente potrà contare su un aiuto profetico ad hoc nelle situazioni difficili della vita, il ruolo dell'educatore è proprio quello di aiutare le persone a mettersi in cammino, verso il luogo, anche in senso metaforico, che può consentire a ciascuno di trovare i propri orizzonti di senso, che può consentire a ciascuno di dare un significato alla propria vita, che può consentire a ciascuno di esprimere al meglio i propri talenti, perché quei talenti noi lo abbiamo aiutato a scoprirli, coltivarli e predisporsi per metterli a frutto. Ecco che allora in un certo senso torna attuale la domanda che si è posta a suo tempo la Santa Famiglia: qual è il luogo in cui in questo momento possiamo svolgere la nostra missione? La missione della Santa Famiglia era una missione chiaramente molto particolare per un cristiano, ma ogni persona ha un suo cammino, ha una sua missione da compiere, deve trovare il luogo spirituale, il luogo esistenziale in cui possono prendere forma i suoi orizzonti di senso. Ma per far questo c'è un tempo, che è il tempo della relazione educativa, in cui c'è qualcuno che mi aiuta, mi indica la strada, mi dice: ecco, vai, è il momento di partire, ecco, è il momento di tornare. Finché ci sarà un giorno in cui questa stessa persona, chi mi ha accompagnato, i miei educatori, mi diranno: ecco, vai, è il momento di percorrere la tua strada.